Ciò di cui parliamo oggi è andare un po' ad analizzare quelle che sono le caratteristiche, le difficoltà, le criticità, no? Che ci sono nei sistemi informativi aziendali, così come dice il titolo del corso, e che in qualche modo dovremmo riuscire ad affrontare almeno dal punto di vista tecnologico. Poi il punto di vista tecnologico non è mai sufficiente da solo, serve sempre accoppiarlo col punto di vista organizzativo, perché sennò costruisci grandissimi sistemi che poi cozzano con la realtà, diciamo così, operativa. Quindi vado solo a riprendere alcune slide che avevamo già visto all'inizio, tanto per ricordare il contesto, no? Qui avevamo detto di volerci occupare dei sistemi informativi web e di fatto un sistema informativo, velocissimo ripasso anche per quelli che non hanno fatto così, sistemi informativi in passato, il sistema informativo di fatto è un apparato tecnologico che gestisce una relazione, no? Relazione normalmente tra diversi attori, no? Gestisce una relazione di acquisto, di vendita, di informazione, di qualsiasi tipo di relazione che abbia senso, no? In un ambito aziendale, può essere, non può essere, non tutti diciamo così, ma tendenzialmente può essere gestita attraverso un sistema informativo. Il vantaggio dei sistemi informativi web è che non sono confinati necessariamente all'interno dell'azienda, ma possono essere fruiti anche da attori esterni, quindi possono gestire sia relazioni interne all'azienda, sia esterne all'azienda stessa, vuoi con aziende diverse, vuoi con gli utenti finali, e vuoi eventualmente con tutti i sistemi di e-government, no? col sistema pubblico. Ciascuna di queste frecce, no? Di fatto è una tipologia diversa di sistema informativo web, e qui chi ha analizzato queste cose ha inventato un po' di sigle che probabilmente sono note a tutti o ai più, no? Tipo servizi di tipo business to business, no? O business to consumer, che ricordano quelli che sono i due attori che sono coinvolti nella relazione. Quindi un servizio business to business è un servizio pensato, erogato da un'azienda, pensato per un'altra azienda, un servizio comunque che mette in relazione due aziende diverse, tipo ad esempio una relazione di fornitura, no? Non c'entra niente, il business to business lo posso definire indipendentemente dal fatto che sia gestito per telefono o sia gestito da un sistema informativo. È chiaro che il sistema informativo può automatizzare, farsi carico, no? Di una certa parte di operazioni. Così come ci sono i servizi, business to consumer sono la tipica operazione di acquisto-vendita, no? Quindi più legate all'ambito appunto consumer, commerciale, come ultimo anello della catena, e questi, gli ultimi C2C, di cui non si sente molto parlare, consumer to consumer, tendenzialmente vengono chiamati anche peer to peer, no? Da utente a utente, da pari a pari, no? Sistemi informativi che gestiscono le relazioni tra utenti diversi, che non sempre questi utenti li vogliamo chiamare consumer, perché non sempre costoro vogliono o sanno che stanno in realtà acquistando un bene, no? O acquistando un servizio, ma stanno magari svolgendo delle attività che vengono mediate da un sistema informativo. Tra l'altro qui dentro ci ricadono tutte le reti sociali, ad esempio, cose che sono, sono comunque sempre sistemi informativi di tipo aziendale, perché lì dietro c'è qualcuno che investe e lì dietro c'è qualcuno che ci guadagna. Quindi sono dei modelli di business che non sono direttamente ma indirettamente legati alle azioni degli utenti. Sforzandoci un attimo, no, riusciamo a riconoscere, no, in qualunque servizio quelli che sono questi attori. Attori che possono essere interaziendali, come gli esempi che abbiamo fatto finora, ma anche sempre più spesso intraaziendali. Cioè, business to business potrebbe essere il reparto 1 con il reparto 2, la contabilità con il personale col bilancio, il bilancio con la produzione, che sono unità organizzative, poi voi sapete fare questi esempi meglio di me, unità organizzative interne all'azienda che poi in realtà sono quasi delle piccole casupole indipendenti, ciascuno si gestisce la propria, diciamo, le proprie procedure, le proprie tipologie di dati, ma in alcuni casi è necessario appunto relazionarsi, trasferire informazioni, trasferire procedure con le altre unità. E questo sarà il tema che affrontiamo tra un attimo.
Vabbè, questo è, ho solamente preso da quel testo di sistemi informativi questo che mi sembrava un esempio, senza entrare nel dettaglio, di tipologie diverse, no? Di sistemi informativi. Questo secondo me è molto riduttivo come esempio, perché parte da una prospettiva molto azienda manufatturiera produttiva, no? Per cui ho dei prodotti, li devo produrre, li devo vendere, devo gestire la relazione col cliente, devo gestire la produzione, devo gestire la fornitura, eccetera. E questo va bene, perché se vogliamo è, diciamo così, il tipo di sistemi informativi, il tipo di relazioni gestibili dai sistemi informativi che tengono in piedi la componente industriale, no? Dell'economia, la produzione e il commercio. Oggi sappiamo che così non è, ad esempio questo modello, questo tipo di tipologia di sistemi informativi non si adatta tanto alle imprese che lavorano con la conoscenza, che vendono conoscenza, acquistano, gestiscono informazioni, tutta la parte sui media, tutta la parte sulla formazione, per fare solo degli esempi, e tutta la parte appunto su appunto, le reti sociali, l'entertainment, l'engagement degli utenti, che sono tutte tematiche nuove, tutt'altro che trascurabili, il gaming per esempio, no? Tutt'altro che trascurabili in termini economici, ma non ricadono, se voi prendete appunto i libri di sistemi informativi, non sono ancora arrivati, no, a concepirli, perché tante volte sono legati a un modello un pochino classico, diciamo così, delle relazioni aziendali. Ma a parte, diciamo, gli esempi specifici, no? Quello che forse interessa di più sono gli assi, no, di questo disegno, che invece sono pensati meglio. Il tipo di relazione, e quindi l'azienda se si relaziona più direttamente con l'utente finale oppure con altre aziende, e c'è tutto uno spettro di possibilità, chiaramente, e così come c'è l'asse della complessità organizzativa di sistema. Se andate verso l'alto, a destra, trovate delle definizioni, mentre sulla parte bassa è facile capire di cosa stanno parlando, un sito, un standard, poi standard cosa voglia dire? Io l'ho copiato dal libro, non è colpa mia. Cosa voglia dire? Un po' come si dice, un obiettivo mobile, no? Cambia col tempo. Sistemi di aste, sistemi di CRM, Customer Relationship Management, no? Lo sapete, quindi gestione della relazione con i clienti, che include, diciamo così, sia i servizi di marketing pre-vendita, sia dovrebbe includere anche i servizi poi di assistenza post vendita, dove poi purtroppo il 90% degli investimenti vengono fatti sul primo e poi sul secondo, una volta venduto, sono fatti tuoi, ma questa è un'opinione personale. Quindi sulla parte bassa, dove il livello di complessità organizzativa è relativamente basso, ci sono dei prodotti o delle tipologie, no, di sistemi informativi ben facili da comprendere e classificare. Sulla parte alta, diciamo così, possiamo percepire la difficoltà degli autori di questo testo nel definire bene che cosa ci sta, perché quando sai di complessità le cose diventano talmente poi specifiche, talmente ramificate, che è anche difficile dare un nome alle cose. Ma questo qua dice integrazione della catena del valore / market space, dove il libro ha alcune pagine che discute la differenza tra market space e marketplace e cose di questo genere. In realtà sono tutti tentativi di classificazione che un pochino sfuggono, a cui la realtà un pochino sfugge, perché appunto stiamo parlando di sistemi complessi che mettono dentro sottosistemi e li fanno parlare tra di loro, fino a costruire qualche cosa di possibilmente integrato, possibilmente unificato, dentro il quale c'è di tutto. Questa, se vogliamo, è una definizione più operativa, un pochino meno formale, ma diciamo così, cerca di spiegare perché non ci sono dei nomi, dei prodotti, cioè dal di sopra dell'IRP, che è il sistema di gestione della produzione, da lì in su cominciamo a sfocare un pochino, non abbiamo più dei prodotti di complessità più elevata che possiamo prendere così dal mercato e adattare e installare nell'azienda, no? Le cosiddette, voi ricorderete, chi ha fatto il corso di sistemi informativi, che tutta la nozione della classificazione dei sistemi informativi, il concetto stesso dell'IRP, che poi alla fine è quello che lo fa da padrone come concetto, era l'applicazione in azienda di best practice. Ok, io ho un sistema informativo che in qualche modo mi obbliga, tra virgolette, a comportarmi in un certo modo, a svolgere le operazioni con una determinata sequenza, quindi diciamo, sempre un sistema mi vincola
nelle azioni che posso compiere, ma perché quella sequenza è stata provata, barra dimostrato, barra si spera, che sia quella corretta, o quella più efficace, più efficiente, eccetera. Quindi il sistema informativo da un lato mi facilita lo svolgimento del lavoro, ma nello stesso tempo, anzi soprattutto, mi dovrebbe facilitare l'adozione di metodi di lavoro migliori e più efficaci. Ecco, questo va bene finché rimaniamo in un campo standard. Quando poi la complessità cresce, le best practice ognuno se le fa, ognuno se le inventa, ognuno se le deve trovare. E quindi manca un po' così la standardizzazione. Ecco, noi proviamo a sparare sulla parte alta di questo grafico. Cosa succede quando la complessità cresce? Sappiamo che non avremo più un prodotto che ci può risolvere una serie di problemi, sapremo che dovremo avere molti prodotti, ciascuno dei quali copre un pezzettino del problema. Vabbè, questo era solo nel... Allora, noi, sempre sul campo web, dal punto di vista tecnologico, avevamo già visto questa figurina, che è quella che ci ha tenuti occupati un paio di settimane, per calarla nella tecnologia JSP. Abbiamo cominciato a vedere le prime tipologie di applicazioni dinamiche, che di fatto fanno molto poco, e questa appunto è l'architettura semplice e semplificata. Con questa architettura non ci puoi fare nulla, voi sapete già, tutti noi sappiamo, siamo coscienti che questa applicazione non può fare nulla di utile se dietro non riesce a lavorare con dei dati di tipo persistente, no? E quindi prossimo passo, no? Dopo aver, che era l'obiettivo di queste due prime settimane, acquisito la manualità e l'impostazione per la costruzione, diciamo così, con dei pattern consolidati di applicazioni web, andremo a vedere come fare a farli fare qualcosa di utile. E questa, se vogliamo, è l'architettura base di un sistema informativo stand alone, isolato, separato, autonomo, che era valida fino a qualche anno fa, no? Fino a quando la Google non se n'è uscita con Gmail, per mettere più o meno un paletto, no? Le applicazioni web erano tutte di questo tipo: ci sono dei moduli, li riempi, fai invio, su quella pagina dopo lo correggi, lo confermi, torni indietro, eccetera eccetera. E c'era solamente bisogno delle cose che sappiamo finora, più ovviamente una parte, un livello di persistenza in cui questi dati dovevano essere gestiti. È un database relazionale, un DB relazionale normalissimo. Poi le cose si sono complicate in due direzioni. Una direzione, che vediamo in queste figure, è, dicevo, Gmail ha inaugurato un modo diverso di fare l'applicazione web, in cui l'interazione non è solamente clicco su un link e invio un modulo dati, ma è interagire direttamente con delle parti dinamiche sulla pagina web. E questo è complicato, e lo vediamo nella figura prossima. L'altra direzione, che invece riprendiamo tra 10 minuti, è quella di riconoscere che non è possibile, umanamente o industrialmente, far sì che tutte le funzioni necessarie in un'azienda, prima parlavamo di relazioni, ma tutte le funzionalità di un sistema informativo non si possono monoliticamente includere dentro quell'applicazione web. Cioè, questa applicazione web non può far tutto, non possiamo pensare che un'azienda abbia n uguale 1 applicazioni web le quali fanno tutto ciò che serve in quell'azienda lì. È ingestibile. No? Ingestibile. Primo, perché il tempo cambia i requisiti, cambia le necessità, quindi ciò che, anche ipotizzando che al giorno 0 abbiamo qualche cosa che è perfetto, il giorno 1, il giorno 2, il giorno 3 avremo già delle esigenze diverse. E non è detto che il modo migliore o che il modo più funzionale sia quello di andare ad aggiornare e modificare quell'applicazione. Ma poi molto spesso le cose nascono dal basso. Se voi andate in qualunque azienda che abbia più di una persona, un socio o dipendente, non trovate nessuno, giustamente, che vi sappia dire tutto sull'azienda. Tutte le necessità, tutti i processi che avvengono in quell'azienda lì. Tutti. Nessuno lo sa. Ciascuno, per quello, e voi mi insegnate tutte le forme di organizzazione aziendale che servono proprio per fare in modo che ciascuno sia capace di gestire alcuni un sottoinsieme dei processi, poi mettendo insieme le cose possibilmente non collassino ma producono qualcosa di utile. E allora cosa puoi fare a questi signori che si gestiscono i loro processi? Gli devi dire no, ma tu questo lo puoi fare solamente se poi il sistema informativo generale te lo permetterà. È il modo sicuro per bloccare le persone. Infatti con questa concezione molti
enti o aziende che hanno fatto un passo troppo lungo, alla fine si sono poi trovati ingessati. Vi faccio un esempio in casa, dovrei spegnere il microfono, ma ad esempio il Politecnico, no? Aveva fino allo scorso anno, un anno e mezzo fa, un sistema di gestione della contabilità fatto in casa. Gli uffici dell'amministrazione, in collaborazione col gruppo dell'area Information Technology del Politecnico, hanno sviluppato negli anni, no? Un sistema di gestione che aveva i suoi limiti come tutti i sistemi fatti in casa, ma aveva il grosso vantaggio che era ritagliato su misura. Dopodiché, come quelle ondate che di tanto in tanto succedono, in cui ci si appassiona di un'idea del tipo ah, ma perché non facciamo il sistema informativo gestionale unico per tutte le università italiane? Bella idea, no? Qualche gestionale è venuta in mente, probabilmente, ha detto ah, che bello, l'ha venduto a qualche ministro come idea, e da lì sono saltati fuori affinché un ente, sono saltati fuori soldi affinché un ente costruisse questo sistema. Allora, tu immagina un ente, che in questo caso è un centro di ricerca, un centro di elaborazione dei dati che sta a Bologna, che ha sempre lavorato per il ministero, che si siedono lì a tavolino e dicono adesso facciamo il sistema informativo che valga per tutte le università. Poi ovviamente tutte è una nozione incrementale, nel senso che si parte con 1, 2, 3, poi via via vediamo di estenderlo agli altri, no? E quindi le prime 1, 2, 3 sono le cavie. Indovinate chi ha alzato la manina per dire faccio io la cavia? Ecco. Il risultato qual è? Vabbè, adesso non sto a criticare, perché poi in realtà le parti gestionali di quel sistema io non le vedo manco, perché non c'ho l'accesso, cioè l'accesso ce l'hanno gli uffici, quindi so solo quello che vi raccontano davanti alla macchinetta del caffè, no? Che sono sistemi molto più macchinosi, molto più scomodi, ma questo magari è comprensibile, no? C'è la resistenza al cambio sempre insita in tutti noi. Fino a ieri è fatto in un modo, da domani faccio in un modo diverso. Poi pensate che ci ha lavorato col sistema fino a ieri, il giorno dopo, per modificare una virgola, non può, deve fare tutta una procedura, una richiesta a un ente terzo che se c'ha voglia te lo fa e se condivide la richiesta te lo fa. Il risultato, per chiudere l'aneddoto, è che adesso stanno facendo il lavoro doppio, nel senso che stanno usando il sistema di contabilità nuovo, che è pieno di problemi perché noi siamo cavie, adesso dopo un anno e mezzo è già abbastanza rodato, ma all'inizio vedevi veramente delle facce sconvolte, e poi hanno un po' di file Excel in cui si gestiscono le cose come gli serve davvero. Perché ci sono certi processi che tu non puoi, cioè tu è un bel da dire, ah, c'è una sequenza per cui tu apri un progetto, in quel progetto hai un budget, hai un preventivo, questo budget una volta che è aperto sai come lo distribuisci nelle voci di spesa, in modo che poi ciascuna voce di spesa sai che cosa puoi comprare, puoi procedere agli acquisti, no? E quindi da quel momento in avanti il progetto attivo, diciamo, il responsabile di quel progetto può spendere, per parlare di cose molto semplici tipo la gestione di un budget. Bello, me lo insegnano a scuola. Peccato che la realtà sia diversa. La realtà è che tu magari scopri oggi che il progetto è partito 2 mesi fa perché ti arriva la lettera postdatata. Oppure ti arriva una lettera approvata dicendo che il progetto parte ma il finanziamento non c'è, non ti so dire di quant'è. Oppure la realtà è molto più ricca e divertente di quelli che possono essere i modelli, no? Che uno si fa a tavolino. E allora se tu hai un sistema che ti sei costruito, te lo sei costruito sull'esperienza sapendo quali sono i tuoi modelli reali, le tue, diciamo così, procedure reali. Se tu invece lavori su un sistema fatto da altri a tavolino, sai che certe cose dovrai per certe procedure lottare contro il sistema. Vabbè, ho fatto una lunga digressione per cercare anche un po' di motivare o di esemplificare il perché, no? Tante volte l'idea del mega sistemone che fa tutto non è neanche sensata, non è la migliore. Poi alcune cose le può far bene, per carità. In altri casi il mega sistemone che fa tutto proprio non si può fare, perché i sistemi informativi nascono aggiungendo varie funzioni e quindi accorpando, affiancando diversi sistemi informativi proprio per ragioni storiche, cronologiche. Prima c'era una cosa, poi c'era un'altra, adesso cerchiamo di metterle insieme e non sempre, anzi quasi mai, puoi dire ok, prima c'era A, poi c'era B, buttiamo via tutto, facciamo C che crei, no? Che li reimplementi da zero in un modo migliore, no? Cioè non è che hai sempre tutti questi soldi, tutto questo tempo per buttare via e rifare, no? Quindi cerchi di mettere insieme. Quindi
due dimensioni, adesso affrontiamo la prima, poi affrontiamo la seconda, due dimensioni di complessità. Uno è il modello web si incasina perché il lato client, che finora era semplicemente una cosa che mi visualizzava l'HTML, assume un'importanza sempre maggiore. Secondo livello, questo sistema viene, non è da pensare come una slide sola, ma pensate alla replicata 10 volte per lato, uguale, tanti sistemi diversi, tutti fatti nello stesso modo, ma ciascuno svolge una parte di attività. Salvo il fatto a condividere che quell'omino lassù è lo stesso. E quindi in qualche modo dovrà passare o gestire, o in alcuni casi anche i dati su cui lavoriamo sono o gli stessi o parzialmente condivisi. E in mezzo ci sono tante procedure che sono nate in tempi diversi, in modi diversi, che gestiscono parti di questi sistemi. Allora, vediamo la prima parte. La prima parte è come è cresciuta la complessità lato client. Voi avete già qualche nozione sul JavaScript, no? Che è un linguaggio che viene usato all'interno delle pagine HTML per poter fornire delle funzionalità interattive alla pagina stessa. Cioè, quando noi, per fare esempio sempre più semplice, quando noi ieri facevamo l'inserimento del nome, cognome e l'età, l'età era un numero, ma se l'utente anziché doveva essere un numero, ma se l'utente anziché inserire un numero mi scrive una parola, io non lo scopro fin tanto che quel dato lì viene passato al server e il server lo controlla. Perché? Perché devo aspettare di prendere tutto il form, finirlo, mandarlo al server? Perché il browser HTML base non ha l'intelligenza per distinguere un numero da una stringa. Posso questa intelligenza dargliela, e questo è anche qui una invenzione molto datata. Qui parliamo di il JavaScript dentro un browser, l'ha inventato Netscape versione 2.1, probabilmente stiamo parlando del 94-95, adesso dovrei andare a cercare per avere un'idea più precisa, ma quindi sono passati 15 anni quasi, no, dall'invenzione di JavaScript dentro il browser. E l'idea è proprio quella di fare in modo che la pagina web potesse fare alcune elaborazioni per conto proprio. Le più semplici sono il controllo dei dati, quindi io ti lascio, prima di farti inviare il form, controllo che i dati che hai inserito siano già corretti, e così evito di farti inviare il form per poi vedere un messaggio d'errore. Lo prevengo, anticipo le cose, no? Oppure ti creo delle facilitazioni in più, ma che ne so, pensando sempre ai form, un campo nascosto, un campo che si ricrea, a seconda che abbia selezionato o no una voce, una certa parte del form compare oppure scompare, tutte le... E questo serviva, diciamo così, da un lato a arricchire le funzionalità interattive della pagina web, poi dall'altro è stato poi anche abusato per fare dei siti incasinatissimi che fossero non utilizzabili. Ma l'idea in più qual era dal punto di vista architetturale? Dal punto di vista architetturale, il browser non è più solo un motore che visualizza pagine HTML e quindi non ha più un algoritmo di layout fisso, ma questo algoritmo di layout è affiancato da un interprete di un linguaggio di programmazione. Sembra un po' di tornare agli anni 80, in cui quando ti vendevano un computer lo accendevi e c'era l'interprete basic, no? E poi dentro ci potevi scrivere i programmini. Ecco, adesso non ci sono più queste cose nei computer che vi vendono perché sono più complicati, ma l'interprete c'è ancora dentro il browser. Quindi dentro la pagina web ci potete nascondere un programmino scritto nel linguaggio JavaScript che gira dentro il browser e può fare quasi ciò che vuole, non col vostro computer, ma col contenuto della pagina web all'interno della quale è stato caricato. C'è tutto un modello di sicurezza, tutt'altro che banale. E quindi cosa succede? Succede che i comportamenti tra utente e pagina web non sono più solamente mediati dalla logica del browser, che sa che quando clicchi su un link deve portarti alla pagina dopo. Ma prima di essere, diciamo così, visti e gestiti dal browser, sono gestiti dal motore JavaScript, che intercetta gli eventi, intercetta le azioni degli utenti e ne modifica il comportamento, ne aggiunge il comportamento. Quando clicchi su una voce di un menu ti si apre la tendina che ti fa vedere le sottovoci, ad esempio, quello che il browser da solo non fa, no? Ci viene gestito tutto a livello di JavaScript. Adesso noi poi più avanti andremo a riprendere queste cose,
in parte le conoscete già, ma le riprenderemo perché dovremo portarle al gradino successivo. Vabbè, però fin qua, di fatto, dal punto di vista dell'applicazione web, non è ancora cambiato niente. Cioè, una pagina web, dal punto di vista dello sviluppo, è chiaro che è più complicato perché c'è più roba da scrivere, c'è più codice da fare, no? C'è più complessità sulle pagine HTML. Ma dal punto di vista del sistema informativo vero e proprio, non cambia niente. Nel senso che a un certo punto lui riceverà un form e deve fare delle azioni, e poi deve generare una pagina HTML. Che poi questa pagina HTML dentro ha un tag che si chiama script e richiama un file JavaScript che qualcun altro ha scritto, va bene, è un problema che devo pagare una persona che sappia anche capirci di JavaScript e mi faccia queste parti, ma sui dati non c'è intervento, sulle vere azioni, sulla logica di funzionamento qua dentro non cambia niente, semplicemente quelle stesse pagine sono più facili da usare perché hanno delle modalità di interazione aggiuntive rispetto a quelle che un browser di base ti può offrire. Quindi questa non è stata una rivoluzione, era più visto come un gioco, una facilitazione, un aiuto, eccetera. La rivoluzione, che alcuni oggi chiamano Web 2.0, se la sono inventata invece appunto, inventata, come sempre queste sono invenzioni distribuite, ciascuno aggiunge un pezzo, ciascuno ruba l'idea dall'altro, ma il primo servizio su larga scala che ha applicato queste idee e che ha fatto un pochino restare stupiti nella comunità degli sviluppatori è stato, come dicevo, Gmail, no? Google Mail, dove non solo c'era un utilizzo pesantissimo di JavaScript, no? In cui se voi andate a vedere l'HTML che vi ritorna alla pagina di Gmail appena fate il login, è vuoto, non c'è praticamente nulla, c'è uno scheletro HTML quasi vuoto. E poi c'è tanto JavaScript, no? Tanto codice. Quindi di fatto quando voi cliccate su Gmail state scaricando un'intera applicazione scritta in JavaScript sul vostro browser. Quindi da quel momento in poi non state più interagendo col browser, state interagendo con quell'applicazione lì. Non avete installato nulla, non avete cliccato su installa, esegui, eccetera. Ma di fatto ve lo siete scaricato e viene eseguito all'interno di quella cornice. Ma quello ancora il meno, no? Che il JavaScript non sia di 10 righe ma sia di 10.000, fa lo stesso. Quello che cambia è proprio il meccanismo di utilizzo. Il JavaScript, così com'era in questo schema precedente, serviva ad interagire quando eri su una pagina e poi veniva buttato via nel momento in cui cliccavi su un link o su un form che ti portava alla pagina successiva. E qui parliamo ancora di pagine. Qui non parliamo più di pagine, perché in realtà quando entri, facciamo l'esempio di Google Mail, no? Per continuarlo, quando entri in Gmail sei su una pagina e tu puoi aprire e chiudere 27 messaggi di posta, scrivere e rispondere, sei sempre sulla stessa pagina. La URL non cambia mai. L'HTML te l'ha dato una volta sola e quello rimane. O meglio, non vai a chiedere ulteriori HTML dal server, non chiedi altre pagine, semplicemente l'intelligenza del JavaScript che hai scaricato in quella pagina è in grado di comunicare col server e scambiare dati, scambiare informazioni, e grazie a questi dati, queste informazioni che può scambiare di continuo, va a costruire il codice JavaScript, va a costruire parti di pagina. Quindi l'HTML mi arriva vuoto, poi il JavaScript chiede quali sono le mail di questo utente, queste qui. Il server non gli dà il server una pagina nuova con l'elenco delle mail, ma gli dà in un qualche formato l'elenco stesso, che è un formato che non è HTML. Questo elenco viene mandato al codice JavaScript, il quale qui localmente dentro il browser genera l'HTML. Quindi il lavoro che fa la JSP di fare i tag HTML non lo fa più la JSP, lo fa il codice JavaScript che sta qua dentro. In realtà non scrive l'HTML, genera pezzi di DOM, ma questo ci arriveremo. Quindi questo sì che cambia innanzitutto dal punto di vista dell'utente, permette un'interazione estremamente diretta, estremamente immediata. Nel modello precedente
se voglio cambiare qualche contenuto nella pagina, facciamo un esempio banale, ho un modulo in cui devo scrivere il comune di residenza. Allora ho due tendine, nella prima tendina scelgo la provincia, nella seconda tendina scelgo il comune. Ci sono due modi di farlo. In questo modello, il modello precedente, in cui non c'è interazione, non c'è quella freccia rossa che si chiamava Ajax, l'unico modo, ci sono due modi di farlo in questo modello. Il primo modo è, io ti mando nel GSP, ti creo una tendina con tutte le province e poi ti creo una tendina con tutti i comuni d'Italia. E poi ci penserà il JavaScript qua sopra a fare in modo che nella seconda tendina vengano visualizzati solamente quelli che sono pertinenti rispetto alla prima provincia. Non è difficile da fare. Ma l'idea qua è che la pagina web dall'inizio ha tutta l'informazione che le serve. È chiaro che se noi parlassimo dei comuni delle città del mondo, non puoi pensare che l'utente per scegliere una città deve caricarsi una pagina web che contiene 6 megabyte di nomi di città, con magari le coordinate, magari la provincia o altre informazioni appese dietro. Quindi non va bene. Qual sarebbe il modo giusto? Beh, quando l'utente ha scelto la provincia, allora solo in quel momento il browser può chiedersi quali sono i comuni di questa provincia. Però in questo modello l'unico modo che ha per chiederlo è, nel momento in cui l'utente sceglie la provincia, fare un caricamento di una nuova pagina, quindi un refresh di una pagina nuova, dicendo al server, ok, adesso la tendina è già preimpostata sulla provincia di Torino, e quindi la seconda tendina, popolamela, ma è un lavoro che fa il server, popolamela con i comuni della città di Torino, della provincia di Torino. Se poi l'utente cambia la provincia e la fa diventare Milano, il JavaScript manderà una richiesta al server, generami una pagina nuova, nuova, da zero, rigenerami il form, dove tieni questa volta preimpostato la provincia di Milano e la tendina con i comuni sarà completamente diversa. E va bene, sono tantissimi siti che funzionano così. Sono un po' strani perché tu cambi una tendina, per un attimo non capisci, il sito non risponde, perché sta ricaricando la pagina. Ma in ogni caso, come sempre, il modello dal punto di vista del server è tranquillo. Riceve una richiesta, dammi una pagina in cui un form sia fatto così. Vabbè, ci sarà la view che in più va a chiedersi quali sono le province che deve mettere in quella tendina e altre non le mette, finisce lì. Cambia un pelino, un milligrammo la query che faccio sul database. Nella nuova modalità, invece, Web2 oppure Ajax, chiamatela come volete, poi vi dico anche cosa vuol dire la sigla, la filosofia è proprio diversa. Se io scelgo, diciamo così, il server mi popola la prima tendina con le province d'Italia, la seconda tendina non la popola per nulla. Quando l'utente sceglie una provincia dalla prima tendina, Torino, il JavaScript chiede al server, di nascosto, senza modificare la pagina, senza ricaricare alcunché, sotto banco, chiede al server, mi puoi dire quali sono i comuni della provincia di Torino? E il server gli dà un elenco di stringhe. Il JavaScript, sempre sotto banco, prende questo elenco di stringhe, ci mette option barra option intorno e le inietta dentro quella tendina, che prima era vuota. Quindi ho modificato il contenuto della pagina, cosa che in JavaScript si può fare normalmente, mettendoci dentro dei dati che all'inizio, al caricamento di quella pagina, non avevo. E che ho raccolto strada facendo anche tenendo in conto delle azioni dell'utente. Allora capite che al di là del caricamento iniziale della pagina, il ruolo del server è diverso. Non è più il ruolo di generare l'HTML per percorso di adatto a un certo percorso di navigazione dell'utente, ma è di rispondere a delle richieste dati puntuali e specifiche che servono al JavaScript affinché questo JavaScript possa andare a modificare la pagina aggiungendo e togliendo gli elementi che gli servono. E aggiungere e togliere elementi vuol dire, pensando ad esempio al Gmail, quando clicchi su componi nuovo mail, butta via tutto l'elenco delle elementi, fa una finestra vuota in cui puoi scrivere. In realtà ha dei trucchi molto più avanzati, per cui non è che lo butto via, ma lo sposta
fuori dalla finestra del browser. C'è sempre, ma lo sposta in un posto in cui lo nascondi, per poterlo ricreare all'istante, perché in realtà non sta distruggendo e ricreando, ma lo sta semplicemente nascondendo. Ma lì c'è gente che sa come si fanno le cose. Però a me interessa più appunto il lato server, no? La filosofia di funzionamento del server. Vedete che l'applicazione web in questo caso non solo deve generare dei file HTML, quello deve comunque continuare a farlo, ma acquisisce un nuovo tipo di responsabilità, quello di generare, di rispondere a delle richieste di dati, dati grezzi. Adesso, le province d'Italia è una cosa semplice, però l'elenco delle mail di Tizio è una richiesta la cui risposta è abbastanza articolata, perché non è che posso dire a chiunque quali sono le mail che Tizio ha ricevuto. Deve esserci un certo controllo, devono esserci delle sessioni, devono esserci dei vincoli, eccetera. Non posso neanche rispondere, ok, questo qui magari ha 12.000 mail, non è che posso di nuovo trasferire 40 megabyte di messaggi, lo farò un po' per volta. Quindi non è per nulla banale questa comunicazione tra client e server. Però l'idea appunto è che la logica di funzionamento, quello che chiamavamo il controller e quello che chiamavamo la vista, alla fine si sono spostati qui, dentro il browser. Perché il codice JavaScript che intercetta il click dell'utente e che decide che cosa deve essere fatto, e il codice JavaScript che genera l'interfaccia grafica che ti mostra i risultati. Il server che cos'è? È il modello. Lui sa, lui ha i dati. Poi non è così semplice, perché poi in realtà per generare questi dati a sua volta ha del controllo, è una vista un po' particolare che non visualizza HTML, ma visualizza dati, numeri. Però cambia molto il modo di progettarle questa applicazione, perché non hai più solo un punto di intelligenza che sono i controller dell'applicazione web, ma ne hai almeno due: il controller dell'applicazione web che non abbiamo mandato in pensione, e un altro controller o pseudo controller che metti dentro il JavaScript, che può essere più o meno strutturato. Questo a volte si fa in modo artigianale, a volte ci sono proprio dei framework, diciamo così, MVC pensati per il JavaScript, per fare applicazioni più complesse. Quindi qua si complica parecchio la vita. Se vogliamo, si può complicare ancora un pochino di più, perché una volta che questa pagina web è stata caricata da un server, questa pagina rimane viva per tanto tempo. Ieri parlavamo di sessioni di navigazione. La sessione era costituita da tante pagine richieste tutte nell'arco dello stesso tempo, di un certo intervallo di tempo. In questo caso di pagina ce n'è una e poi tante richieste di dati. Quindi in realtà una sessione di 2 ore di lavoro magari in realtà è una pagina sola HTML. Più tante altre richieste HTTP che hanno generato informazioni specifiche, puntuali e non nuove pagine HTML. Ma il passo successivo è, ma perché queste informazioni, queste richieste di dati, dovrei richiederle esattamente allo stesso server che mi ha dato prima la pagina HTML? Non potrei chiederle a un server diverso. Cioè, una volta che la pagina è caricata, ha la libertà d'azione di andare a chiedere i dati a chi li possiede. E magari chi li possiede, questi dati, queste informazioni, non è il server su cui sta girando la vostra applicazione, ma è un server diverso. Adesso poi la cosa non è semplice così come la sto cercando di far passare, perché ci sono dei problemi di sicurezza, per cui il JavaScript non può contattare qualunque server a cacchio, ma solamente ci sono dei vincoli che poi più avanti vedremo. Quindi per default può solamente contattare lo stesso server da cui è stato generato, perché altrimenti voi visitate un sito qualunque, dentro c'è una riga di JavaScript che va a contattare, a trasmettere i dati di ciò che state facendo su questo sito a un sito diverso. Già no, di porcheria o di truffe più o meno intelligenti ce ne sono tante. Se non ci fosse un minimo di sicurezza anche in un codice che tu stai scaricando ed eseguendo solo per il fatto di aver cliccato su un link, se non ci fosse appunto delle limitazioni a ciò che questo codice può fare, non esisterebbe più la rete di fatto. Però a parte questi che sono requisiti di sicurezza che sono, non dico aggirabili, ma risolubili, no? In qualche modo, in tanti modi, ma non abbiamo tempo di vederli, la possibilità è aperta,
che questa pagina in realtà vada a integrare informazioni prese da sistemi informativi diversi. Okay? Così come è aperta la possibilità al fatto che questa applicazione web a sua volta possa richiedere le informazioni non dal database che c'è sotto il tavolo, ma da un'altra applicazione web di un'altra azienda eventualmente anche. Perché dal punto di vista dell'applicazione web, quando mi arriva una richiesta di dati, che questa richiesta di dati mi arrivi da una paginetta HTML che è lì che sta per mostrare l'iconcina giusta lampeggiante all'utente, o che questa richiesta HTML mi arrivi da un altro sistema che questa richiesta dati mi arrivi da un altro sistema informativo che non c'entra niente, con cui ovviamente ci sono degli accordi, per me è uguale, mi hanno chiesto dei dati e gli rispondo. Se devo, se chi mi richiede ha il permesso di richiedermi, io rispondo. Allora questo permette un altro livello di integrazione. Fin qua abbiamo parlato di integrazione dentro il browser, la pagina HTML con l'intelligenza data, diciamo così, delle tecnologie che chiamiamo oggi normalmente web 2.0 è in grado di integrare contenuti provenienti da sistemi informativi diversi, ma lo stesso sistema informativo, passato il concetto che lui non è solo una macchina per fare HTML, ma è una macchina per rispondere a delle richieste di informazione o di azioni, e queste richieste possono provenire o da front-end o da pagina HTML oppure da altri back-end, da altri sistemi informativi. Quindi io nella mia pagina HTML a un certo punto dico, vabbè, voglio metterti l'informazione meteo. E io che ne so dell'informazione meteo? Dentro il mio JSP. Come faccio a sapere se oggi c'è la nebbia? Però, che ne so, il sito della Epson Meteo, per dirne una, lo sa. Allora io ho due modi di far questo. O metto dentro la mia applicazione web del JavaScript, che poi una volta che sarà arrivato sul browser dell'utente va a contattare, prende un widgettino della pagina dell'Epson Meteo e lo mette lì, oppure io dentro il server, prima di mandare l'HTML all'utente, mentre lo sto costruendo, a un certo punto vado a contattare il sito Meteo, mi attengo le informazioni e me le traduco in HTML e inietto questo HTML nella pagina. Quindi dentro la pagina ci stanno delle informazioni che io in quel momento al volo non avevo nel mio database, ma ho chiesto a qualcun altro e mi ha risposto. Queste due cose che ho cercato di descrivere alla buona si chiamano l'una mashup e l'altra web service. E ci faremo del male su entrambi. Il mashup è la pagina lato client che va a prendere dei pezzi di informazione da altri server. Il web service invece è una comunicazione tra server e server per scambio di dati o scambio di informazioni. Oggi lavoriamo in questo mondo. Il livello di complessità a cui dobbiamo lavorare è questo. Molto bello, apre infinite possibilità, ma ovviamente è una complessità che deve essere gestita. Io vi riporto solamente una figurina, sempre dallo stesso libro, che diceva, in realtà noi abbiamo fatto quello schema, che è uno schema concettuale. Se poi entrate in un data center di un'azienda vera che gestisce dei sistemi informativi veri, web, la realtà è molto più complessa, in termini di tipologie di servizi, di server, di macchine, no? Qui fa vedere il database, l'application middleware, gateway server, tutta la parte di sicurezza, i firewall che bloccano l'accesso, tutta la parte web server, i servlet, insomma. Questa è un'idea, no? Che non sono due scatoline, no? Con tanti sistemi complessi che devono interagire tra di loro. E sono tutte paroline che conosciamo in parte, no? Vabbè, la parte del mail server o web server è quello che conosciamo, il servlet engine è quello che conosciamo, qui c'è l'application server, va bene, database, DBMS server, va bene. E poi c'è una parolina messa lì in fondo a destra, come se uno se lo fosse dimenticato, l'avesse messo all'ultimo momento, che si chiama Legacy Systems. E qua tutti i nostri bei ragionamenti vanno a farsi friggere. Legacy Systems sono i sistemi che sono stati concepiti, realizzati e utilizzati prima che nascessero le tecnologie web, prima che nascessero l'HTTP, prima che nascesse l'XML, prima che si potesse anche minimamente concepire l'idea di web service, prima che si pensasse che i sistemi informativi per loro natura sono e devono essere distribuiti
e non centralizzati. I legacy system sono il risultato di grossissimi investimenti che sono iniziati negli anni 60, 70, 80, poi dipende dalle aziende, dipende da quando ho cominciato, con una tecnologia informatica, con un'architettura informatica che è radicalmente diversa da quella che abbiamo oggi. Erano sistemi basati su classici, li chiamano i mainframe, no? Scatoloni, laboratori, che erano nello scantinato di aziende, banche, società, eccetera, e che erano pensati per un utilizzo via terminale. Quindi l'applicazione era scritta tipicamente in un linguaggio del secolo scorso, tipo il COBOL, e aveva come unico scopo quello di mostrare delle videate di caratteri su uno schermo 80x25 in bianco e nero, in realtà era verde e nero. E va bene, sono andati avanti 30 anni così. Il problema diventa non tanto che quel sistema è brutto, è vecchio, ma chi se frega, se fa il suo lavoro, se lo fa bene. Il problema è uno mantenerlo, continuare ad aggiornarlo, perché poi nel frattempo magari la legge sul bilancio è cambiata e quindi lì devi andare a ritoccare cose che faceva prima. Quindi devi, però devi farlo lavorando, pensate al povero programmatore che lavora oggi nel 2011 con una tecnologia, un linguaggio di programmazione, un ambiente di sviluppo, un server che è quello degli anni 70. Conosco persone che fanno questo di lavoro, alla sera si mettono a fare programmini in Java per riuscire a sfogarsi e a riprendersi dalla tristezza, no? Però è così, c'è pure da fare. È più logico fare così che non buttare via tutto, assolutamente. Vabbè, a parte la manutenzione che non mi interessa, cioè cerco di far finta di niente, ma poi qui dentro c'è una figura in cui c'è tutto. Allora il problema è quello dell'integrazione. Va bene che qualcuno li mantiene e poverino gli diamo i tranquillanti, no? Perché lo possa fare. Ma se lì dentro c'è un dato che mi serve, come faccio a tirarlo fuori? Come faccio a pubblicarlo sul portale web dell'azienda? Come faccio a passarlo all'altro sistema informativo che ho fatto ieri con la tecnologia più brillante, shining e fantastica dell'ultima moda? Se va bene, ma deve proprio andare bene, quel database là, quel sistema là in COBOL usava già un database relazionale, progettato chissà come, chissà da chi, e con 30 anni di modifiche sopra, quindi è come entrare in un girone dell'inferno, aprire quel DB, però comunque se i dati sono lì nel database, in qualche modo li vado a leggere, no? E li posso rendere disponibili ad altre applicazioni che magari li trattano in modo, diciamo oggi, più moderno. Tante volte invece i dati venivano proprio salvati in formati proprietari, gestiti prima, parliamo di prima della Oracle, via per intenderci, prima che il database relazionale diventasse un oggetto, una commodity, un oggetto standard all'interno dei sistemi. E allora lì ci si ingegna. Quindi il problema dell'integrazione è sempre su piani diversi. Pensiamo all'oggi, stiamo pensando a sistemi informativi diversi che si devono parlare, e si possono parlare a più livelli, sul server, sul browser, e scambiare informazioni di diverse nature. Poi le cose cambiano a seconda che questi sistemi che si devono parlare siano tutti interni alla mia azienda, quindi io scelgo di distribuire le mie funzionalità tra diversi sottosistemi, oppure stiamo parlando di una logica interaziendale, quindi fanno parte di un processo di business che allora le cose si complicano ovviamente, perché io sto andando a chiedere dei servizi o dei dati da macchine che non sono mie o da servizi che non sono miei. E quindi devo farlo con più cautela, con più sicurezza, eccetera. Ma questa è ancora la parte bella, quella in cui si lavora sul nuovo. Però in ogni sistema informativo che si rispetti c'è anche sempre la parte vecchia, la parte legacy. E questo in qualche modo non si può buttare via, in qualche modo bisogna gestirla. E quindi è sempre la stessa parola, integrazione, per un conto è integrazione di sistemi informativi distribuiti, altro significato, altro tipo di lavoro, è integrazione in sistemi informativi, diciamo così, moderni o distribuiti, di sistemi legacy, ereditati dal passato. Ecco, allora io avevo preparato, e cominciamo a raccontarlo adesso,
qualche ragionamento proprio sull'integrazione, sul termine integrazione, che è un male necessario, nel senso che è l'unico modo che conosciamo per far funzionare cose di un certo livello di complessità. Cioè, per assurdo, è più facile fare, costruire, implementare, programmare un sito come Facebook che non un sistema informativo del macellaio sotto casa, perché quello è un sito che parte da zero, ha una funzionalità sola, per carità, è complicato perché deve essere scalabile, veloce, tempi di risposta, poi tutto un mare di altri aspetti, però parti da zero, fai un sistema solo, punto, quello non si integra con niente. Piuttosto che invece un sistema informativo che deve gestire, che ne so, vabbè, il macellaio deve ordinare i quarti di bue, come li ordina, con un'interfaccia che se il suo fornitore, se il mattatoio è informatizzato, però devo sapere con quali interfacce devo andare, che non siano magari il fax scritto a mano. E quindi è più complicato, perché devo gestire non solo un mio sistema informativo, è mio, me lo decido, me lo faccio da solo, lo costruisco di notte, ma l'integrazione tra diversi pezzettini, no? La catena del valore non inizia e finisce in casa mia, ma inizia e finisce forse in casa mia, ma nel frattempo passa da tante altre case, da tante altre aziende. Questa è una definizione. L'integrazione dei sistemi è il processo di collegare insieme differenti sistemi di elaborazione e applicazioni software fisicamente o funzionalmente. Noi ci concentreremo sul funzionalmente, non mi interessa se girano sullo stesso computer fisico o se sono nella stessa stanza. Stiamo pensando ad applicazioni internet, quindi questo è irrilevante. To act as a coordinated whole, cioè facendo in modo che poi agiscano come una cosa unica coordinata. E questa è la parte difficile, no? Perché metterli insieme, vabbè, qualcosa fanno. Però che vengono percepiti dall'utente finale come una cosa unica, coordinata, e non come un accrocchio, una giusta posizione, un affiancamento di tante cose diverse, come in realtà sono. Ecco, qui mi aiuto nell'analisi da figure che ho preso da un articolo del 2000, che sono stati i primi ragionamenti che sono stati fatti su questo problema. 2000 non perché fa cifra tonda, ma perché in quegli anni effettivamente le tecnologie web cominciavano ad essere interessanti. Non so quando sia nato Gmail, ma siamo lì. Cominciavano a essere considerate in modo serio, un po' più che un giocattolo, e quindi c'erano persone che cominciavano a pensare ma come possiamo ragionare sull'integrazione dei sistemi. E fino ad allora, ma ancora oggi, perché questa figura vale sempre, noi abbiamo diverse realtà che svolgono buona parte della propria esistenza in modo indipendente. Qui parla di unità organizzative, potrebbero essere aziende diverse, no? Qui non stiamo dicendo se sono parte della stessa azienda o di due aziende diverse, sono unità organizzative diverse, ciascuna delle quali al suo interno avrà una sua struttura di business, quindi organizzata per lavorare in un certo modo, e quindi ha un sistema informativo che è realizzato in un certo, con una certa architettura applicativa che si basa su una certa tecnologia. Per capirci, la tecnologia può essere, abbiamo scelto di fare, usare, che ne so, Microsoft SQL Server come database, abbiamo scelto di utilizzare .NET come ambiente di sviluppo e, che ne so, e il front-end lo facciamo su degli smartphone tipo Android. E vabbè, è una scelta di tecnologie, non mi dice ancora cosa sto facendo, no, mi dice chi sono i nomi dei fornitori, dei pezzi che vado a comprare. Queste tecnologie le metto insieme in un'applicazione, no? Costruisco un ambito applicativo, cioè scrivo del software applicativo che usa queste tecnologie, quei linguaggi di programmazione, quei server, quegli hardware, per costruire appunto un'applicazione software. Un sistema. Sistema che si deve possibilmente andare a calare nei processi di business sovrastanti. È un sistema che deve essere adatto, speriamo, se non stiamo facendo il lavoro inutile, a gestire i processi di business sovrastanti. Questa è una scelta che ciascuno si fa autonomamente, o più o meno autonomamente. E quindi quello che abbiamo sono tante, no? Realtà di questo genere, dove non c'è
nessuna garanzia a priori che le scelte tecnologiche siano le stesse, che le scelte applicative siano le stesse. Quindi uno magari dice, ma io lo faccio con modalità web, l'altro mi dice, no, ma io faccio l'applicazione per l'iPad, e l'altro dice, no, io faccio un'applicazione terminale, e no, io faccio un programma Windows da installare sui PC, in modalità client-server, oggi non è più tanto di moda, ma in realtà si usa ancora tanto, e lo faccio indipendentemente dalla tecnologia, poi in realtà l'architettura dell'applicazione è molto diversa. E quindi non c'è nessuna garanzia che a nessuno di questi tre livelli ci sia concordanza. Ci potrà essere la possibilità di comunicare, speriamo. Quindi qui ci sono alcune definizioni che dice l'architettura di business definisce la struttura organizzativa e i workflow delle regole di, per le regole e i processi di business. Quindi vabbè, questa è la parte intangibile, non stiamo parlando di informatica qua, no? Stiamo parlando di modelli organizzativi, che però sono quelli che definiscono il contesto. L'architettura dell'applicazione definisce l'implementazione dei concetti di business in termini di applicazioni reali software di tipo enterprise. È bello visto così. Prima ho il modello organizzativo e poi mi spunta fuori un'applicazione software che, com'è che dice qua, implementa i concetti di business a livello applicativo. Fosse sempre così il mondo. Ma tante volte i modelli di business sono tutt'altro che definiti, l'applicazione software arriva dal basso e non dall'alto, è stata costruita incrementalmente dalle esigenze più di basso livello, e quindi non è che sempre implementa esattamente proprio le regole di business. No? Però vabbè, qui stiamo facendo delle slide, quindi possiamo ragionare in un mondo ideale. E vabbè, poi c'è la parte tecnologica, che è appunto l'infrastruttura informatica e l'infrastruttura di comunicazione. E va bene, quello che supporta in realtà. Ciò che però vogliamo evitare è che tutte queste realtà, queste unità organizzative siano separate, che non si parlino. No? Perché se non si parlano non riusciamo a costruire, no, i nostri prodotti, a fornire i nostri servizi. Quello che in termini informatici si chiama un silo, un silos. Eh? Un silo è un sistema isolato dagli altri. No, ovviamente i silos per i cereali, no? Sono delle grosse colonne in cui dentro c'è tanta roba, ma poi tra l'uno e l'altro non si parlano. Tu vuoi caricare, lo puoi scaricare, sono tutti lì affiancati uno vicino all'altro, ma di comunicazione tra l'uno e l'altro non ce n'è. Ecco, lì per i cereali va bene, l'hanno fatto apposta. Per i sistemi informativi non va tanto bene. No? E quindi dobbiamo fornire i metodi, e questo è un problema organizzativo, non è tanto che poi dobbiamo risolvere sul piano tecnologico, ma è prima di tutto un problema organizzativo, permettere a queste unità organizzative di cooperare tra di loro, a tutti i livelli. E tutte le volte che c'è un minimo disaccoppiamento tra le tecnologie, gli approcci, le applicazioni, eccetera, di uno qualunque dei livelli, siamo nelle grane. Perché non è automatica la collaborazione. Allora, se scegliamo prima la stessa tecnologia, lo stesso modo di lavorare, eccetera, boh, integrarlo a posteriori sarà più facile. Ma se queste scelte sono state fatte in tempi diversi, con tecnologie diverse, da persone diverse, che avevano esigenze poi diverse, perché non è che uno lo fa apposta per complicarsi la vita, è che in quel momento quella scelta era la più logica da fare, forse. E in un altro momento ce n'è stata un'altra, poi in un terzo momento cerchi di metterle insieme, le guardi e ti chiedi se quel giorno non potevi darti malato. E quindi, vabbè, la figura successiva ti dice, ma poniamoci il problema di come ottenere l'interoperabilità, l'integrazione, e quali sono i problemi, i modi, no, per risolverlo a questi tre livelli, a livello tecnologico, a livello applicativo e a livello dei processi organizzativi. A livello dei processi organizzativi mi sfugge, a me personalmente, è più un problema vostro, una competenza anche dei miei colleghi. A me interessano i due livelli più bassi, dove nasce una sigla, compare una sigla, e in questo articolo è stato miliare per la definizione di questa sigla, EAI, Enterprise Application Integration, dove c'è tutto, integrazione che è il problema chiave, a livello applicativo,
Quindi non stiamo parlando di integrare il database di Tizio con quello di Caio, ma di integrare i processi applicativi, le funzioni, i controller, no? A livello enterprise, in un ambito di tipo enterprise, con tutte le complicazioni che si porta dietro questo aggettivo. Mentre invece il problema più facile era quello di integrare le varie tecnologie, cioè come faccio a fare in modo, c'è un'applicazione scritta in Java, un'altra scritta in C#, come faccio a fare in modo che si parlino? Vabbè, questo è facile, ci sono 280 milioni di librerie, 280 milioni di modi diversi per farlo, lo fai con una chiamata remota, lo fai con un codice nativo, lo fai con un XML, lo fai con un web service, lo fai scambiandoti un file, lo fai attraverso un HTTP REST, alcune di queste cose le vedremo più avanti, ma ce ne sono tanti di modi per far parlare il sistema A e il sistema B, se posso mettere le mani, possibilmente su tutti e due, ma almeno su uno dei due. Quando uno dei due è legacy, sì, ci sono anche lì tanti modi, ma sono più faticosi. Però una volta che sono riuscito a risolvere il problema tecnico di far parlare il sistema A col sistema B, c'è poi il problema applicativo, di fare in modo che quello che si dicono abbia un senso e serva a qualcosa. Quindi il livello basso è semplicemente un problema di strumenti, strumenti per scambiare dati, informazioni, comandi e informazioni di stato. Da lì dobbiamo partire ovviamente, dobbiamo avere un modo per farlo. Io quando mi integro in un sistema remoto, prendete l'esempio delle previsioni meteo, io non voglio sapere che razza di sistema informativo hanno loro, su che tecnologia è fatto, non mi interessa. Mi serve un'interfaccia chiara che mi dica quali sono i parametri che gli devo dare e quali sono i dati che lui mi ritorna, in un formato possibilmente neutro, in modo che io possa fruire di questo servizio indipendentemente dalla tecnologia che uso io e indipendentemente dalla tecnologia che usano loro. Quindi ci sono dei meccanismi, qui li chiamano di middleware, no? Di intermediazione, di strati software intermedi, in the middle, a metà tra l'uno e l'altro, che servono proprio per trasportare le informazioni in un formato neutro e gestire le chiamate di procedure con tecnologia neutra, no? Giochiamo in campo neutro la partita. E questo aiuta perché permette in qualunque momento, ricordate che ignorare vuol dire essere liberi nell'informatica, se io non so tu come sei fatto, vuol dire che se tu domani cambi, a me non costa niente, purché mi mantenga sempre le stesse interfacce. E quindi questo livello di disaccoppiamento, diciamo così, ma sono anni che si lavora, le soluzioni ci sono. Quelle un pochino più complicate sono gestire l'integrazione dei flussi. Cioè è facile fare in modo che il livello applicativo dell'unità organizzativa di sinistra lavori con i dati o parli con la tecnologia dell'unità organizzativa di destra, va bene. La parte complicata è se le due unità organizzative gestiscono dei processi che si devono in qualche modo coordinare. Pensate quando vi immatricolate al Politecnico. No, il fatto che voi arriviate lì in quel giorno con i moduli firmati scatena una serie di processi diversi in sistemi informativi che non c'entrano niente. Cioè quello che vi fa la foto e vi stampa la cosa, che però deve avere i vostri dati. C'è il sistema della banca, il bancomat, i bollettini, che deve verificare che non solo abbiate la firma ma abbiate anche il frusciante. C'è il sistema della didattica che vi apre una nuova pagina sul portale, no? E una nuova mail, quindi questa informazione deve passare anche al sistema di email. Nei laboratori live dove passate il tesserino vi può aprire, il laboratorio vi apre proprio la porta e gli altri invece vi apre gli armadietti per le borse. Allora quell'informazione deve passare anche lì. Non è un sistema informativo unico, saranno 18 sistemi informativi diversi, i cui processi devono essere coordinati. Tu, una volta che hai fatto questo, l'informazione passa dagli altri, gli altri mi devono dare la conferma che tutto è andato a buon fine, in modo da potervi poi stampare sul modulo, guarda che il tuo indirizzo di mail è questo e non ce n'è uno duplicato, non c'è già, e quindi prima di chiudere il primo processo devo aspettare la risposta degli altri. Non è scambiare dati, perché non si vanno a guardare l'uno il database dell'altro, sarebbe stupido farlo, ma un processo organizzativo, applicativo, attiva, avvia e si coordina con altri processi applicativi.
per ottenere un risultato coordinato unico che è l'immatricolazione della persona, che da quel momento in avanti avrà solo da pentirsene, ma ormai è fatta. Allora questa è la parte più complicata, perché non è solo dammi un dato, dammi il cognome, no? Ma è esegui questa operazione, dimmi se è andata a buon fine, a seconda che sia andata a buon fine la tua, quella dell'altro, io devo decidere. Quindi c'è un problema di sincronizzazione dei flussi, dei workflow essenzialmente, dei flussi operativi, delle procedure. E questo è difficile da fare a posteriori, perché questi altri processi o li richiamo come una scatola nera, fai questo e dimmi se ha funzionato, va bene, ma se invece ho bisogno di un coordinamento più fine, dimmi a che punto sei arrivato, se questa parte è già stata fatta oppure no, allora devono essere progettati insieme, o devono essere abbastanza aperti per poter comunicare anche sui passaggi intermedi. Quindi questo è un pochino più, è decisamente più complicato. Vabbè, poi qua ci sono alcune sigle che si trovano in giro su questo. Quest'altro grafico, sempre preso dallo stesso articolo, ci dà, no, oggi lavoriamo un po' sulla terminologia, sui problemi, ci dice quali sono, secondo loro, gli assi che creano problemi, che rendono il problema peggiore, no? Che aumentano la difficoltà. La distribuzione, l'eterogeneità e l'autonomia. All'autonomia la liquidiamo subito. L'autonomia significa il fatto che le diverse unità organizzative siano autonome, quindi decidono ciascuna per i propri fatti, aumenta la complessità. Come sempre, in una dittatura si va tutti più d'accordo, no? Nel senso che se uno che decide e gli altri fanno, non hai questo livello di complessità, ma in un contesto organizzativo distribuito ciascuna unità organizzativa fa le sue scelte, e quindi più queste scelte possono essere diverse perché le unità organizzative sono autonome, e più è complicato poi gestirle a posteriori, fare parlare. Però questo non è un problema che si può affrontare a livello tecnico, no, è un problema di coordinamento organizzativo, e quindi di nuovo io non me ne posso occupare. Gli altri due assi invece sono assi tecnici. Uno è quello della distribuzione, cioè il fatto che i sistemi informativi sono distribuiti su più macchine. Questo non mi preoccupa tanto. Questo, ricordiamoci che questo l'ho preso da un articolo del 2000. Lì c'era effettivamente il problema sentito. Ma cavolo, se anziché una macchina o un sistema informativo ne ho quattro, ho bisogno di tecnologie per farle parlare. Adesso, nel 2011, quasi 12, questo lo possiamo considerare un problema praticamente risolto. No? Ci sono stati anni di tecnologie che ci permettono, abbiamo tutte le soluzioni possibili, si tratta di scegliere una furba, non è che sia automatico, non ho detto che sia automatico, ho detto che ci sono le tecnologie per risolverlo facilmente. Non è più un rompicapo, ma è una scelta progettuale, un'attività progettuale. Quello invece complicato è l'eterogeneità, che è legato chiaramente al grafico precedente, cioè quando due livelli che si devono parlare sono stati concepiti con tecnologie, con modelli, con tecniche, con approcci diversi, il che può essere anche subdolo fino al punto che ciò che io chiamo ordine, un ordine di acquisto, un ordine di vendita, nel sistema gestionale di bilancio è una cosa diversa da ciò che chiamo ordine nel sistema gestionale della produzione. Perché ognuno lo vede dal suo punto di vista e può essere una cosa proprio anche concettualmente diversa. Qui c'è anche poi dei problemi di comunicazione su tutti i livelli, tipo del programmatore del settore A e il programmatore del settore B, quando si parlano non si capiscono, perché hanno vocabolari diversi, stanno parlando di cose diverse. No, quindi è un lavoro estremamente faticoso, non tanto sui livelli bassi, che come vi dicevo, soluzioni tecniche ci sono, ma sui livelli più alti, quelli dei processi, quelli delle applicazioni e quelli anche dei concetti. Soprattutto adesso che stiamo andando verso sistemi informativi che gestiscono anche la conoscenza e non solamente gli atti operativi, questo si sta sentendo sempre di più. Ok, io qua per oggi mi fermerei, ho ancora qualche immagine, ma ve la faccio vedere la prossima volta, in cui proviamo a ragionare. Cosa succede quando questa figura viene ritagliata? No? Quando immaginate, l'ho chiamato the cutting game, di avere un coltello e tagliarla in qualche modo.
questo sistema che è stato progettato tutto insieme, lo tagli così e ti chiedi ma come faccio a fare collaborare la parte di sinistra e la parte di destra? E soprattutto sui sistemi legacy approfondiremo come fare. Per ora vi lascio, grazie.